Bentrovati, questo è il viaggio con ieri e oggi 19 ottobre. Grazie al terzo posto conquistato nel Gran Premio della Malesia, Marco Simoncelli in sella alla Gilera è il campione mondiale 2008 nella classe 250. Per Simoncelli ha solo 21 anni e il primo titolo iridato, mentre per la Gilera è l'ottavo. Il 23 ottobre del 2001, per un tragico gioco del destino proprio sul circuito di Sepang, Simoncelli morirà in un grave incidente. E siamo al 19 ottobre del 2014. Dopo la beatificazione viene proclamato santo da parte di Papa Francesco, Papa Paolo VI. Santo giovane, coraggioso, umile, che ha saputo incontrare Gesù nella sofferenza, nel silenzio e nell'offerta di se stesso, come l'ha descritto Francesco. Di Paolo VI, Francesco ha anche citato le parole scritte nella prima parte dell'esortazione Gaudete in Domino. Passiamo a una curiosità che risale al 19 ottobre come oggi del 2007. Fa scalpore a Roma l'acqua di Fontana Trevi che si colora di rosso. Si tratta della performance di Graziano Cecchini, artista italiano facente parte di un gruppo di avanguardia. Cecchini è stato fermato dai vigili che l'hanno condotto negli uffici per accertamenti. L'uomo era comunque riuscito a eludere i controlli in piazza e a rovesciare all'interno della fontana un colorante rosso. Era il 19 ottobre del 73 quando il presidente statunitense Richard Nixon rifiutava la richiesta della Corte d'Appello di consegnare i nastri del Watergate. L'omonimo scandalo portò comunque alla richiesta di impeachment e dopo alle dimissioni del 37esimo presidente degli Stati Uniti d'America, appunto il repubblicano Richard Nixon. E veniamo ai compleanni di oggi. 19 ottobre è stata una diva delle telenovelas. Veronica Castro compie oggi 68 anni. Ed è il giornalista Tiberio Timperi che festeggia il suo compleanno quest'oggi 56 anni. Auguri anche alla conduttrice Barbara Palombelli, nata nel 53, quindi compie oggi 67 anni.